Buonasera da Portovino, siamo qua sulla via Roma di Donada, della frazione Donada, perché c'è il primo martedì Saga in Piazza al Marti. Tantissima gente, io mi aspettavo ce ne fosse molto meno, invece pienissimo, e complimenti naturalmente agli organizzatori, complimenti a tutti quelli che si stanno dando da fare per rendere sempre più viva questa città, e facciamo anche i complimenti che Portovino è sempre di più la città più in fermento di tutto il nostro basso Polesine, e adesso andiamo a ascoltare un po' di persone, un po' di gente, vedere e farvi capire quanta gente effettivamente c'è in questa primo Saga in Piazza al Marti. Paolo De Grandis, buonasera a tutti. Come va questa serata? Guarda, sembra di essere tornati alla normalità, lo diciamo sempre con la bocca un po' chiusa, però bella gioventù, c'è la voglia di tornare alla normalità, e anche per noi che siamo in diretta qua. Tu come stai, Leandro? Bene, bene, grazie. Bene. Ciao Paolo, buon lavoro. Ciao. Il primo martedì c'è parecchia gente, insomma, il pienone c'è. Ci vorrebbe un po'. Saluta anche la signora, Sì, ci vorrebbe un po' di musica, Leandro. Il prossimo giro adesso si organizzano, dai. Okay. Ciao, ciao, buona serata. Buona serata a voi. Beccato al volo il sindaco! E allora, innanzitutto primo martedì decisamente è successo. Sì, sì, tutto oltre le nostre previsioni, perché fino a un mese fa non pensavamo neanche di riuscire ad organizzarlo, quindi veramente oltre le nostre previsioni. Ecco, dietro di lei ci sono anche la presidente della Prolocco, Cinzia Braghin, che è un'altra straordinaria interprete di Portovino. Però noi ce l'avamo nascosto, tu sei scoperto. Ma io vi ho beccato. No, lo dico poi per chi ci sta guardando. Ogni volta prendo il contropiede il sindaco. Ogni volta. L'ultima volta ero vestita da cantiere. Sì, sì, sì. Mi mancavano gli stivali. No, comunque complimenti. Poi è un complimento fatto da un tagliolese, quindi sapete che. Vale doppio! Vale quadruplo! Bravi, bravi! Tantissima gente! E io i complimenti all'Antonella, guarda! Mi avvicino Antonella, Antonella! Ma quanto bravi siete qua a questa Prolocco che decisamente resiste negli anni, dimenticando che magari quella di Portovino non c'è più, ma questa è un'altra storia. Ma comunque bravi, Adonata bravi. Allora adesso mi lascio. La passione ancora sentiamo, perché abbiamo voglia di fare. Bravi. Poi ricordiamo la Cinzia, che oltre che essere la consigliere comunale è anche una delle protagoniste del volley. Aspetta, allora che ti faccio un primo piano. Giuro che sto facendo un primo piano allo scudetto, quindi non pensate male. Ti ringrazio, complimenti ancora, e sappi, sindaco, ti do del tu, che ti becco sempre in contropiede. Ciao, grazie. Il re della piadina, Giorgio, come va questo primo martedì? Abbastanza bene, movimento ce n'è, speriamo che non ci siano questi assembramenti che ci portino a chiudere, comunque siamo contenti. Allora la domanda è, che piadina consigli per il martedì qua? Una piadina sostanziosa, facciamo salsiccia, cipolla e peperoni, formaggio e una spalmatina di maionese. Poi ci aggiungiamo un po' di aglio, così l'alito si rinfresca. Si baciano meglio. Grande. Martedì, e speriamo continuino così per tutta l'estate. Allora, Portovino si dimostra sempre di più città viva, città attiva, e cos'è secondo te che la differenza dalle altre? La mentalità, i commercianti e tutto l'impegno che ci mettono anche le associazioni.